Tokyo farà un anno, organizziamo degli spettacoli, degli eventi culturali qui sul castello. Siamo persone di Nocera, dell'Agronocerino, insomma di tutto questo grande serbatoio di talenti che c'è qua, che abbiamo. E, il 7 luglio faremo un anno e abbiamo alle spalle degli eventi che abbiamo organizzato, di cui siamo molto fieri, molto orgogliosi, teatro, musica, pittura, come potete vedere. E abbiamo anche fatto delle richieste al commissario quando non avevamo ancora una giunta, che sono state un po', diciamo, smarcate. Adesso speriamo di riuscire a realizzare qualcosa con l'aiuto di tutti. E assisterete a una breve performance teatrale del gruppo dei Fantasmi del Castello, che sono un gruppo teatrale che ci sta accompagnando da un po', e vi preghiamo assolutamente di mantenere il silenzio per aiutare gli attori a fare il loro lavoro e quindi a creare l'atmosfera giusta affinché, insomma, tutti possiamo godere della loro performance. Quindi niente, ci rivediamo dopo il loro spettacolo, grazie. Elena Dukas, o Elena degli Angeli, nasce nel 1242 in Epiro, l'attuale Grecia. Figlia del despota d'Epiro, Michele II, e di Teodora Petralife, le sue origini risalivano a Costantino, settimo figlio di Alessio I di Bisanzio. Una principessa, quindi, che a 17 anni sposava nel castello di Trani Manfredi di Svevia, re di Sicilia, e figlio prediletto di Federico II di Svevia, stupor mundi. Il matrimonio era destinato a mantenere la pace tra Epiro e Sicilia. Non fu quindi un'unione dinastica, ma un'alleanza tra i due regni. Entrambi, infatti, avevano problematiche interne da risolvere e molte questioni lasciate in eredità dai loro avi. I Normanni, questo secolo prima, avevano dichiarato guerra ad Alessio I di Bisanzio, proprio uno degli antenati di Elena, e cercato di invadere l'Epiro. A soli 24 anni, Elena aveva avuto da Manfredi ben 5 figli: Beatrice, Federico, Enrico, Enzo e Flordel. Ma il 26 febbraio 1266, nella battaglia di Benevento, re Manfredi muore e il suo corpo viene seppellito sul campo di battaglia. Elena, dopo aver incontrato l'assassino di suo marito Carlo I d'Angiò, fratello del re di Francia Luigi IX, viene rinchiusa nel castello del Parco. È il 29 ottobre 1268. È un pomeriggio stranamente caldo per il periodo, non c'è vento. Nessun rumore e l'aria è particolarmente tersa. All'orizzonte si possono scorgere le isole di Ischia e Procida. In mezzo il Vesuvio, e sul lato opposto la valle che si estende fino a Caserta. La regina fissa il mare all'orizzonte, forse immaginando che il suo amato re possa un giorno tornare a liberarla. Mia signora, torno adesso dalla città di Napoli. Corradino, vostro nipote, è morto. È stato decapitato stamane a Campo Moricino. Anche l'ultimo degli Svevi è morto. Chi salverà il mio popolo, la mia patria? Dopo essere stato sconfitto nella battaglia di Tagliacozzo, era fuggito verso Roma, ma a Torre Astura, presso Nettuno, mentre era in procinto di imbarcarsi, è stato tradito da un signore del luogo e consegnato al nemico. Nemico? Il frate si accorse subito che quell'ultima parola suonava strana in quel luogo e poteva risultare pericolosa. Infatti, era riferita al re Carlo I d'Angiò, conquistatore e dominatore dell'intero regno di Sicilia. È
Elena è presa dallo sconforto, seppur tenda a non dimostrare mai la propria pena. La fierezza delle sue origini e la sua figura di regina non consentiva di abbandonarsi ai sentimenti. Non aveva più speranze ormai. Sapeva che nonostante la giovane età la sua vita era finita. Aveva vissuto intensamente e con onore. Aveva dato al mondo 5 figli di sangue reale. Aveva amato con gioia e passione. Il suo compito era finito. Ma rapidamente il suo pensiero si rivolse ai frutti di quell'amore e disse: i miei figli, frate! Dove sono i miei figli? L'ultimo ha pochi mesi di vita. Come sopravviverà? Chi ne avrà cura? Sono tutti in custodia presso Castel del Monte. Stanno bene, anche se la loro condizione è di prigionieri, come la vostra, mia regina. Anche se, come ben sapete, siete libera di muovervi ovunque in questo castello. Sono passati ormai 3 anni da quando siete stata rinchiusa in questo maniero. E siete sempre stata considerata, da me e dalla mia gente, come una padrona di casa. Ma, come da volontà di Re Carlo, non posso lasciarvi completamente libera. Non temete, nessuno vi torcerà mai un capello. Ho saputo della morte del vostro amato nipote e me ne rattristo profondamente, ma così come in natura, il leone non può lasciare che il rivale e la sua progenie mettano a repentaglio la sua supremazia e deve dunque ucciderli. Così lo sconfitto cede in battaglia al vincitore. Lo sconfitto! Manfredi, mio marito, è stato tradito dalle milizie italiane che hanno lasciato che migliaia di valorosi e fedeli soldati siciliani, saraceni e teutonici fossero trucidati. È laggiù che l'unico amore della mia vita è stato ucciso. Mi ha donato 5 figli ed era un padre ed un marito premuroso, il miglior re che questa terra potesse mai desiderare. Corradino, mio figlio, è stato ucciso dopo essere stato tradito. Devo purtroppo darvi conto di un'altra barbarie che si è consumata contro la stirpe degli Svevi. Proprio colui che aveva chiamato Re Carlo alla cacciata degli Svevi dall'Italia. Proprio colui che aveva ordito una rivolta popolare contro Re Manfredi. Proprio lui, l'arcivescovo di Cosenza, Bartolomeo Pignatelli, che nutriva un odio teologico contro vostro marito, proprio lui, ha profanato la tomba del vostro amato re e ha disperso il suo corpo fuori dai confini della chiesa. Ed è proprio quest'uomo che già molti anni or sono tentò di rivoltare il popolo contro il re. È la stessa persona che ordì con il nemico una congiura per annientare la stirpe degli Svevi. Nessuna ragion di Stato, e tantomeno religiosa, può giustificare tale abominio. L'odio che viene profuso da questi tiranni rimarrà indelebile nella storia dell'umanità e ricadrà sui suoi discendenti per gli anni a venire. Corradino, la mia famiglia, la mia vita è stata distrutta. Mamma, non potranno mai distruggere la storia. Nessun vincitore potrà mai mascherare le proprie nefandezze senza che la storia possa poi rivelarne le oscenità. Signora, non potrò mai consolare il vostro dolore. Nessuno mai potrà. Ma di una cosa sono certo. Io sarò qui al vostro fianco per accogliere e lenire la vostra pena. Elena degli Angeli muore il 14 marzo del 1271, dopo essere stata rinchiusa 5 anni nel castello del parco di Nocera Cristianova. Oggi Nocera Inferiore, domani forse Nocera dei Pagani.
Massimo Villani.